Bentrovati a Sguardi sull'arte contemporanea con Simona Hart. Quest'oggi vi presento l'artista Fulvio Biancatelli. Buongiorno Fulvio. Ciao Simona, buongiorno. Allora, Fulvio è un architetto, esercita questa professione da 40 anni, però ha deciso un bel giorno di diventare anche un artista nel senso di arte figurativa, perché è bene ribadirlo e ricordarlo sempre, qualunque forma di arte, diciamo, che nasce dall'ingegno, dalla mente, dalle mani e dal cuore di un essere umano, è comunque sempre una forma d'arte, quindi anche l'architettura, ovviamente. Però, diciamo, com'è nato questo percorso che ti ha portato da bambino, poi in realtà, perché un po' come tanti artisti, diciamo, questa vocazione, questo sentimento nasce quando si è molto piccoli, come un'esigenza di raccontarsi, no? E di esprimersi. Poi hai fatto un percorso appunto professionale che ti ha portato a diventare l'artista che sei oggi, quindi un artista della materia, perché di questo poi andremo a parlare. Sì. Com'è Beh, accaduto questo? diciamo che la mia professione di architetto mi ha aiutato in questo, quello, lavorare la materia, gli spazi, i volumi, i vuoti. Sì. Diciamo che fondamentalmente a un certo punto io ho capito che la materia, anche se non è animata, ma può raccontare delle cose, può esprimere dei sentimenti, delle emozioni e può raccontare, diciamo, il suo sviluppo, il suo iter, la sua nascita, la sua crescita, la sua decadenza. E quindi, diciamo, la materia è diventata per me un elemento, che mi permetteva di raccontare delle cose. Questa materia, all'inizio sono stati dei cristalli di vetro frantumati che io trovavo per strada dove c'erano stati incidenti stradali. Poi sono diventati degli oggetti, sassi, ferro, ghisa, e poi addirittura si è diventato del polistirolo che io brucio, incollo, vernicio e compongo, diciamo, con delle composizioni. Allora, facciamo intanto vedere qualcosa. Sì, certo. Iniziamo con un primo colpo d'occhio a queste Sono i composizioni primi maturate. lavori che io ho realizzato, sono dei cristalli frantumati di vetro con una rete metallica dentro, incollati su degli elementi di metallo con dell'anilina, c'è cioè un colore in polvere che io davo sul collante Vinaril. Ecco. Questo è un altro tipo di composizione con del ferro, con del nastro plastico da imballaggio e sempre anilina e collante Vinaril. Qui Questo invece. qui invece ho trovato per terra questo grande pezzo di vetro frantumato che io ho incollato e tentando di risistemare nella posizione in cui l'avevo trovato, proprio perché mi sembrava che quell'elemento apparentemente casuale raccontasse delle cose. Ecco, questo invece sono degli elementi di ghisa, sempre con del ferro e del vetro colorato, che io ho preso a Murano, l'isola dove si lavora il vetro vicino Venezia. E Sì. infatti questa opera si intitola appunto Murano. E anche qua c'è il vinavi, ci sono i collanti, ci sono l'anilina. Insomma, la prima parte delle mie attività artistica si è indirizzata nel tentativo di ridare una voce a degli elementi e delle materie che erano stati scartati.
Certo, mi aveva molto colpito e anche divertito il fatto che tu fondamentalmente andassi in giro in macchina con la paletta e lo Sì, scopinetto esatto. per raccogliere tutti questi frammenti, che poi ha anche un significato, diciamo, per quello che tu mi hai raccontato. Mi avevi detto che volevi, attraverso queste composizioni così un po' particolari, raccontare quello che è l'aspetto un po' catastrofico, diciamo, della nostra società, no? Per quale motivo proprio quell'aspetto della società? Perché non c'è solo questo, ovviamente. Beh, diciamo che è una visione che io ho elaborato, diciamo, negli ultimi 10-15 anni, una visione in cui ritengo che l'uomo stia andando verso una deriva abbastanza negativa. In questo, in generale, non riguarda solamente me o l'Italia, ma riguarda tutta la Terra. C'è uno sviluppo demografico incontrollato che ci porterà a non so quale situazione drammatica. Ci sono le guerre che continuano a distruggere, a funestare popoli, religioni, paesi. Ci sono le malattie come le Beh, pandemie diciamo che si nulla di stanno nuova, sviluppando. nulla di nuovo in realtà sotto il sole, no? Direbbe il Coelet. In realtà Certo. queste cose ci sono sempre state. Ma allora tu come artista, tu che vuoi raccontare, diciamo, questi dolori del nostro pianeta, che proposta hai positiva anche attraverso l'arte per cercare di contrastare questa deriva dell'umanità? Tu che cosa proponi? Che visione proponi? Il mio discorso fondamentale è che questa materia, anche se è rovinata, ossidata, spezzata, può raccontare delle cose da cui possiamo ripartire. Cioè Ecco, quindi ripartire dalle nostre macerie. le emozioni che questi elementi, questa materia, queste composizioni ci danno, ci possono permettere anche di imparare dal passato per non ricreare quelli che possono essere degli errori che fino adesso non abbiamo fatto. Certo. C'è una cosa che io tengo molto, che è una frase detta da una critica che mi fece qualche anno fa, che volevo leggere, e dice: come le creazioni di Biancatelli nascono dagli scarti, dalle macerie, di ciò che sopravvive mutando, così le città o le civiltà distrutte riemergono frante da se stesse. Da ciò che resta parte la salvezza dell'essenziale, la selezione primitiva di ciò che ha un senso fuori di sé, una nuova estetica del sottosuolo dove il bello è un corpo ferito, consumato, e nulla è mai completamente perduto. Eh certo, è così. Correggimi anche se Questa è la sbaglio. speranza che io Certo, ho. correggimi se Nulla è sbaglio, mai ma completamente perduto. io so che normalmente quando si posano le fondamenta di un'abitazione o di un edificio, generalmente si mettono dei cocci, no? Sotto, quindi si mette quello che in qualche maniera è rotto. Ecco. E che fa Certo. anche respirare, che crea questo strato di respiro tra la terra e l'edificio. Quindi c'è anche a livello simbolico diciamo, si vede a livello simbolico quello che tu hai Certo, detto, lo sì. vediamo proprio concretamente. Andiamo a vedere ancora qualche altra tua opera, perché tu hai anche delle opere sulle quali scrivi delle citazioni di personaggi illustri, di artisti illustri. Quindi ripartiamo un attimo guardando altre tue opere. Allora abbiamo questa. Ecco, sì, devo dire che questa è una seconda fase in Sì. cui le materie che io prendevo, trovavo e raccoglievo venivano non solo composte e incollate, ma anche lavorate. E quindi, per esempio, questo manifesto della mostra di Warhol fatta a Roma al Vittoriano è stata composta e io ci ho inserito delle frasi famose di Warhol.
che raccontano il suo personaggio. Oltre a questo, ecco. Questa qui invece è un'altra fase successiva. Prendevo il polistirolo, lo incollavo secondo delle fasce verticali, lo bruciavo e quindi lo rendevo rigido, perché il discorso fondamentale è che il polistirolo si frammenta molto. Con il fatto di bruciarlo tramite una fiamma, questo polistirolo si rigidiva. Io poi lo verniciavo, in questo caso completamente bianco, e in questo quadro qua, che si chiama Pace, appunto, io inserivo tutte le parole della pace in tutte le lingue del mondo. Eccolo. E questo invece? Questo invece è amore, sempre con lo stesso principio, in rosso, con le scritte in bianco, raccontano, diciamo, tutte le traduzioni dell'amore in tutte le lingue del mondo. Anche questo Sì, invece sulla pace, sempre. anche se questo invece che essere sul polistirolo è su lamiere, lavorate e, diciamo, grappate, perché è un elemento fondamentale di quelle che è la mia arte, è quello delle grappe, cioè di questi elementi metallici che raccolgono, bloccano e collegano due elementi separati, due lamiere o altri oggetti separati, a fare un po' un collegamento, come se fosse in architettura c'è un programma che streccia, cioè che stira. Ecco, è come se questa materia fosse stirata e ci sono delle parti che si rompono, però delle parti che invece non si rompono e vengono allungate. E queste parti allungate sono il proseguimento della prima nella seconda, con delle variazioni e degli elementi che mantengono le caratteristiche della prima. Ho capito. Ad ogni modo, è molto interessante questo tuo percorso che fa capire come il nostro vissuto e l'arte siano fondamentalmente un'unica cosa. Ecco. Certo, sì, E che l'arte sicuramente. diventa veramente lo specchio della nostra società, della nostra vita, di noi stessi. Se le persone desiderano approfondire il tuo discorso artistico, quali contatti gli lasciamo? Beh, innanzitutto direi il tuo sito. Quindi Ecco, su www. questo sito ci sono, diciamo, alcune delle opere, adesso man mano lo arricchirò ancora di più, e c'è la possibilità, cliccando, diciamo, un bottone, di poter lasciare un messaggio a cui io potrò rispondere sull'email. Beh, lasciamo anche l'email che è questa, Questa è poi io glielo l'email do direttamente, se adesso. qualcuno vuole scrivermi direttamente. Allora, Fulvio, io ti ringrazio di essere stato con me, stato con noi e ti Grazie a auguro te, veramente Simona. di essere un testimone della nostra società e di, attraverso la tua arte, non solo di raccontare diciamo, il lato doloroso di questa società, ma anche di proporre la sua rinascita. Soprattutto avere una speranza. Grazie, grazie di cuore. Grazie a te. Grazie a tutti di averci seguito.